Conte c'è sempre. Conte fa parte del patrimonio ormai artistico di questa città, lui e Aldo davvero fanno un grandissimo lavoro nonostante tutte le difficoltà che hanno incontrato negli anni, ma ci sono ancora, continuano a lavorare tanto e a fare delle cose belle, soprattutto dando largo spazio alle compagnie locali. Lino ha fatto un percorso che è partito dal teatro dialettale, di cui lui è assolutamente padrone, e poi col tempo ha continuato a crescere per il bene della città, ha lavorato anche per l'inserimento del teatro in lingua all'interno dei suoi cartelloni, sta facendo un percorso lungo e complicato, però devo dire che come sempre quando le cose si fanno bene i risultati arrivano. Noi come amministrazione saremo e siamo accanto a iniziative importanti come questo, perché come io spesso ripeto, dalle collaborazioni e dalle idee che condivise nascono le cose più importanti. Poi il fatto che questo cartellone quest'anno sia all'interno della Villa Peripato, dell'arena della Villa Peripato, che è di proprietà comunale e che è gestito brillantemente dalla famiglia Panariti, credo che queste cose messe insieme ci diano ancora di più la dimensione e la forza di questo cartellone. Sono sicuro che andrà benissimo, sono sicuro che l'arena della Villa Peripato sarà pienissima, che il pubblico tarantino risponderà alla grande, perché vuole bene a Lino Conte, perché vuole bene ad Aldo, perché vuole bene al teatro, e noi saremo sempre accanto a loro per tutte le iniziative che da questo momento in poi partoriranno, oltre al fatto che insomma ci sarà anche una importante collaborazione all'interno del Teatro Fusco.